Arrigo Sacchi ha recentemente condiviso il suo punto di vista sulla prestazione dell'Inter in un'intervista alla Gazzetta dello Sport, offrendo un'analisi approfondita dello stato del calcio italiano e delle sfide affrontate da club come Milan e Juventus per tenere il passo con l'impressionante nerazzurro. Con il tipico candore, Sacchi ha elogiato l'Inter per il suo approccio spettacolare e moderno al calcio europeo. Ha sottolineato l'importanza di comprendere le dinamiche in gioco e di agire di conseguenza. Per Sacchi la capacità di prendere buone decisioni è fondamentale per il successo di qualsiasi club, soprattutto quando si tratta di acquisire giocatori funzionali a prezzi equi. Lascia il tuo mi piace al video e iscriviti al canale per non perdere le prossime novità Inter. Nel parlare della prestazione del Milan, Sacchi ha adottato un atteggiamento cauto, sospendendo ogni giudizio affrettato. Ha riconosciuto che la stagione è stata deludente per i rossoneri, non solo perché l'Inter era emersa come forte contendente al titolo, ma anche per la loro stessa incapacità di competere in modo coerente. L'eliminazione anticipata in Champions League e la caduta in Coppa Italia hanno contribuito a un bilancio sfavorevole della stagione del Milan. Sacchi ha espresso la fiducia che il Milan abbia ancora il potenziale per raggiungere il secondo posto in classifica, vista la qualità complessiva della squadra rispetto alla Juventus. Tuttavia, ha avvertito che un eventuale calo in Europa League rappresenterebbe una battuta d'arresto significativa per il club. Ha sottolineato l'importanza di una prestazione solida fino alla fine della stagione per evitare un risultato insoddisfacente. In sintesi, le parole di Sacchi riflettono una visione ponderata e realistica del panorama calcistico italiano, evidenziando le sfide che il Milan deve affrontare e la necessità di un approccio strategico per affrontare la competizione rappresentata dall'Inter. La sua analisi incisiva offre spunti preziosi per i tifosi dell'Inter e chiunque sia interessato nel panorama calcistico europeo. E lei è d'accordo con la valutazione di Sacchi sul rendimento dell'Inter e sulle prospettive di Milan e Juventus? Lascia la tua opinione nei commenti qui sotto e metti mi piace al video per non perderti le prossime novità nerazzurri e forza Inter.